Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno a tutti, comincia anche oggi Due Chiacchiere in Cucina, benvenuti, benvenute a tutti voi che ci state seguendo da casa, ma soprattutto a lei che vi condurrà in tutto questo meraviglioso mondo della cucina, e mettendo ingredienti, e scaldando delle cose, e togliendo, mettendo, spremendo, e mescolando. Buongiorno a tutti, giocando buongiorno alle costruzioni di Due Chiacchiere, Serena Codognolo, Vero Scemorandi. Grazie, grazie Leo della tua intro, sempre così scoppiettante. Adesso, buongiorno a tutti i miei telespettatori e le mie telespettatrici. Non vale, non far finta di far quella tranquilla. E grazie di seguirci ogni giorno e di andare a vedere poi le ricette sul nostro sito e poi rifarle e mandarci le foto per Leo. Mandano le scatoline con le robe già fatte, vero? Sì, quello sì, quello sì. Tra l'altro io volevo salutare Sara, che tra l'altro su Facebook ci ha mandato, che ha rifatto le nostre ricette, ci manda sempre, per cui ciao Sara, fatelo anche voi, basta che ci scriviate o su Messenger o anche nei messaggi di Instagram, fateci sapere la vostra Sara, esperienza con le ricette dei nostri lovely, chef. Lovely, lovely Sara. Mi piace, cartone animato più triste che c'è. Ecco, vabbè dai. Noi siamo sempre allegri, cosa prepareremo oggi? Non si sa. Oggi hai detto delle cose esotiche. Esatto. Che in realtà sono molto territoriali, insomma, della mia terra, e insomma selvaggina e anche carne, avremo tanta carne al fuoco induzione. Perfetto, allora noi beviamoci la nostra acqua buona e poi poca pubblicità per voi, dopodiché si va sulle cose buone, 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 Due Chiacchiere in Cucina. Siamo pronti per cominciare qui a Due Chiacchiere in Cucina con la prima ricetta di oggi, che è esoticissima, come dicevamo prima. No, ma perché avevo letto carne salada e mi sono immaginato la carne salada, il balletto della carne salada. Sì, che dopo te lo faccio. Ecco, brava. Allora, carpaccio di carne salada, questa è la ricetta con cui cominciamo oggi e ci occorreranno 400 g di carne salada, 100 g di pane carrasau, vedi che c'è anche un po' di esotico, 100 g di spinacino, 150 g di fagioli borlotti lessati, 2 cucchiai di senape, 1 cucchiaio di salsa di soia, un lime, 2 rametti di erba cipollina, della pepe rosa, olio extravergine di oliva e sale. Questi sono gli ingredienti, due rametti di... Ne ho preparati un po' di più di erba cipollina. È questo, il balletto della carne salada. Allora, la carne salada che di esotico è trentina, quindi sono proprio... Ecco, allora partiamo, questo è un antipasto fresco, sì, da mettere in tavola, veloce, shue shue. Ok, allora prendo uno spinacino che fa molto bene alla salute, sì, già pulito e lavato, e lo vado a condire per bene. Come lo condirò mai io, che sono una fan sfegatata del lime, che fa anche rima? No, di solito è il limone, oggi lime, sì, quindi vedi che c'è dell'esotico. Non è che allora, però... perché ho scelto sempre l'agrume? In questo caso c'è anche proprio un motivo vero e proprio, che è quello che lo spinacio, che contiene molto ferro, per essere assimilato bene dal nostro organismo ha bisogno dell'aiuto del limone. Tutti gli alimenti, sì, quindi in questo caso andiamo ad aggiungere proprio questo lime, questo acido citrico esotico. Che tra l'altro era un consiglio che ci avevi dato un giorno preparando della ma carne... Ma sono sempre le stesse cose che no, la carne equina, so che sì, mi ricordo, sì, che io non lo sapevo questa cosa, sì, c'era sto per rilasciare il ferro. Allora andiamo a mettere un pochino di olio evo, proprio questa è l'insalatina che andrà ad accompagnare il piatto. E cosa ci mettiamo poi di diverso dal solito? Ci mettiamo questo pepe rosso, che ti faccio vedere come lo schiaccio con il coltello, con un coltello, non andiamo proprio a schiacciarlo così,
aspetta che mi metto qua a favor di camera così tutti vedono. Vado proprio a schiacciarlo così. Ah, ok. E anche volendo provo a tagliarlo un pochino, insomma vabbè si poteva anche frullare, però insomma poi diventa una poltiglia un po'. Però voglio tenere anche il pepe proprio nella sua interezza un pochino. Preparatevi che se lo fate così tagliandolo ve lo ritrovate un po' per casa nei mesi successivi. Un po' di qua e un po' di là, ok, andiamo ad aggiungere questo pepe rosa che ha proprio un buon gusto definito, un gusto suo. Andiamo a mettere un pochino di sale che non guasta mai. Beh, quindi sapori belli, belli decisi, perché lime, il pepe rosa, che comunque... Sì, e andiamo a mescolare un pochino la nostra insalatina e la lasciamo qua un pochino a insaporire. Poi passiamo alla salsa ai fagioli, un'altra cosa molto esotica, sì, direi. Beh, certo, la fagiolao, tutte queste cose. Allora, fagiolao. Questo lo prendiamo e lo mettiamo qui da una parte. Questo lo togliamo così non ci tagliamo. L'ho già detto, no, tante volte che per tagliare gli agrumi serve un coltello seghettato. Tutti gli agrumi che hanno la scorza abbastanza duretta. Poi andiamo a fare la nostra salsa. Quindi andiamo a mettere i nostri fagioli. Fagioli, eccoli qua. Già lessati in acqua salata, prima ammollati. Se invece li comprate freschi, li dovete... tutti scavicchiare, dovete tutti certo, aprire, se poi avete l'orto, beati voi, perché la meraviglia di passare la senape, ok, quindi andiamo anche qua a dare un buon gusto definito anche qua. La salsa di soia al posto del sale, sì, che io utilizzo sempre al posto del sale, che è gli dà anche una tua firma, insieme al limone, è proprio sapore umami, bravissima, proprio la mia firma, come firmi, non con la penna, ma con... sui documenti, arrivi con la salsa di soia, la butti sopra ed è la firma. Allora, adesso una forbicina, eccola qua, taglia e cuci, andiamo a prendere la nostra erba cipollina, la pieghiamo a metà così la riusciamo a tagliare tutta insieme, un po' magari me la tengo anche per la decorazione. Andiamo a mettere l'erba cipollina in questa salsina ai fagioli, come dicevi tu. Poi, perché non guasta mai, un po' sempre di succo di lime. Che va anche un po' a sgrassare l'idea della senape, e comunque va a far risaltare anche la salsa di soia. Ok, e adesso frulliamo. E mentre io frullo, tu ci illumini con le tue perle di saggezza. Sì, noi andiamo in Sardegna, perché tra gli ingredienti che vi abbiamo elencato prima c'è anche il pane carasau. Allora, pane carasau che è proprio importante, è un esempio proprio della tradizione sarda. Tra l'altro tuttora tutta la filiera, dalle materie prime fino al confezionamento finale, deve essere fatta in Sardegna, quindi proprio il pane carasau d'oca è proprio quello che si trova lì, nella zona di Nuoro, della provincia di Nuoro. Allora, la cosa fondamentale è che c'è questa tradizione, no? Il pane che doveva servire ai marinai piuttosto che agli agricoltori, ai pastori soprattutto in Sardegna, quindi doveva durare per tanto tempo, rimanere secco, e veniva tenuto proprio in delle sacche apposta che non, perché non prendesse umidità, perché altrimenti poi si deteriorava. Noi sentiamo sempre parlare di pane carasau e molto spesso sentiamo parlare di pane guttiau e del pane frattau. Allora, è sempre pane carasau di base, ma viene poi condito e preparato in due maniere diverse. Per esempio, il pane guttiau è condito con olio, sale, erbe aromatiche, poi cotto in forno o sulla brace, ed è una specie di snack che viene portato per una pausa, per uno spuntino. Il pane frattau, invece, è proprio una versione lasagna, quindi fatta a strati, con una classica foglia, come se fosse la sfoglia, insomma, di farina e uova, e poi viene condito col sugo di carne e col pecorino sardo, quindi uno è uno snack e l'altro una materia prima meravigliosa. In giro per il mondo e per l'Italia la sentite chiamare anche carta da musica, proprio per il suo essere così sottile, insomma la consistenza, però è pane carasau. Ecco. Eccoci qua, allora io sarei anche già pronta per l'impiattamento, perché questa è una ricetta veloce, perché poi abbiamo una bella ricetta complessa da fare dopo, perché questa è un'idea, no? Di una cena...
che adesso va bene nella mezza stagione, e c'è questa carne salada che è tipica trentina, che di solito viene servita con cipolla e fagioli. Per che questo buono. C'è una salsa ai fagioli, è tutto un po' un collegamento. Ci sono queste la tradizione, no, di abbinare determinati ingredienti a una, a, diciamo così, a un ingrediente base, che in questo caso principe del piatto. Poi il divertimento è anche andare a evadere, no, da questi schemi, da queste regole tradizionali. Hai qualche nota anche sulla carne salada? No, sulla carne salada. A te piace? Perché ha un gusto particolare, non sempre piace la carne salada. No, beh, sì, è una carne che viene trattata, insomma, diversamente, ha un gusto particolare, la si può mangiare anche cotta, io la preferisco cruda. È un alimento che fa bene, assomiglia un pochino alla bresaola, diciamo, sì, come concetto di salume sano, che insomma non contiene tanti grassi, eccetera. E poi, insomma, io ho preparato questa versione primaverile estiva. Come hai intenzione di prepararla? Io andrei avanti un pochino con il piattamento, magari dopo ti faccio vedere le finiture. Allora andiamo a mettere l'insalatina al centro, sì, così, questo spinacino al centro, cerchiamo di sviluppare un pochino in altezza. Quindi, insomma, ci dedichiamo, ecco, un pochino all'impiattamento. Oggi abbiamo tempo. Andiamo... Anche perché, correggimi se sbaglio, ma molto spesso gli antipasti, più che, vabbè, si cerca di lavorare sul gusto, sul fatto che sia in armonia col resto del menù, no? Perché l'antipasto, certo, è anche prepararti ai gusti delle altre pietanze, però l'antipasto è sempre un modo per far bella figura a tavola. E beh, insomma, diciamo che chi ben comincia. Sì, quindi uno lo prepara anche bello, si, certo, sbizzarrisce. Allora andiamo a fare queste, andiamo a mettere le fettine di carne salata, sempre cerchiamo di sviluppare il piatto in altezza. Quindi andiamo a mettere le nostre fettine. Chiaramente questo è un piatto che poi andrà messo in mezzo alla tavola con una forchettina, che ognuno se ne può prendere un pochino. Andiamo a mettere appunto le nostre fette. Dicevi un gusto particolare, per esempio a te non piace tanto? No, all'inizio, la prima volta che l'ho mangiato, ero rimasto un attimo, perché non sapevo cosa aspettarmi effettivamente, perché uno pensa carne salata, si immagina che sia più salata, invece ha un retrogusto anche un po' di acidità, no, infatti, sì, e tutto, sì, il resto, sì, quindi sì. Non poi andiamo a mettere, guarda Leo, andiamo bello a fare un pochino, a mettere la nostra salsina qui, dove c'è rimasto, diciamo, lo spazio. E poi la salsina, essendo così soda, mi aiuta un pochino a mettere il pane carasau, questa cosa buonissima. Un consiglio magari per l'utilizzo del carasau, anche buono, da fare a casa. Gli mettete un po' di olio extravergine d'oliva sopra, sì, un po' di origano, lo mettete in forno, 5 minuti, lo togliete, bomba. Allora, lo rifiniamo più tardi quando apriamo il nostro carasau, sì, e ti faccio vedere bene l'impiattamento. Perfetto. Intanto guardo se va tutto bene. Allora, noi invece diamo la parola a Marco Colognese, è il momento di continuare il nostro viaggio insieme a lui all'interno delle eccellenze della pizza, quindi armatevi di buona volontà perché le pizze sono tutte buonissime. Allora, siamo a Bassano del Grappa, siamo in un posto incantevole perché siamo proprio ai piedi del ponte, del celebre ponte di Bassano. Siamo a Premiata Fabbrica Pizza con Michele Colpo, che è chi poi le pizze effettivamente le fabbrica. Raccontaci un po' questo posto, come è nato e che cosa fate qui? Era nato inizialmente sul piano inferiore come uno speakeasy, quindi come un bar notturno, e la pizzeria doveva essere di supporto a questo bar. Quindi ecco l'idea di Massimo di creare una pizza ricercata, quindi con dei prodotti
del posto a chilometro zero, lavorando con prodotti stagionali, con produttori locali sia di verdura sia per quanto riguarda i formaggi o i salumi, perché comunque Bassano è in mezzo a tutto quello che può avere, perché hai la montagna, hai la collina, hai la pianura, quindi hai veramente una vastità di prodotti da utilizzare molto, molto interessante. L'idea della nostra pizza è nata facendo dei corsi con Simone Padoan e Renato Bosco, che sono i nostri due grandi maestri. Quindi questi due personaggi ci hanno letteralmente fatto innamorare del mestiere dell'arte bianca. Pizze di vario genere, fate pizze croccanti, meno croccanti, pizze morbide, insomma avete una varietà di pizze piuttosto ampia. Certo, no? negli ultimi sei anni, perché siamo aperti da sei anni, siamo aperti dall'agosto 2015 e ci siamo sbizzarriti su vari tipi di impasti fino a fermarci ora, dove abbiamo un menù completo per tutti i palati e per tutti i gusti, perché partiamo dall'impasto stile napoletano, quindi con una biga di lievito di birra, dove noi aggiungiamo anche il nostro lievito madre che rinfreschiamo quotidianamente. Arriviamo ad arrivare a fare la pizza senza lievito aggiunto, quindi a base di fermentazioni spontanee, al nostro impasto che abbiamo chiamato contemporaneo, quindi un impasto un po' più alto in doppia cottura in stile focaccia tonda. E abbiamo ad esempio anche la parte d'asporto con il pane senza lievito, e in questo momento abbiamo i panettoni, dolci lievitati, dolci e salati, quindi ci siamo un po' scatenati. Non ha segreti per voi il mondo della lievitazione? Assolutamente. Allora Michele, eccoci. Parliamo di ingredienti, abbiamo due pizze, oggi hai preparato una che è la pizza diciamo per definizione, che è una margherita, e l'altra che poi ci racconterai. Partiamo dalla margherita e dai suoi ingredienti, perché l'ingrediente secondo me in particolare anche qui è qualcosa di fondamentale. No? Assolutamente, solo materie prime ricercate, tutte materie di origine Italia, quindi tutto anche su quello che trovate nel nostro menù utilizziamo solamente prodotti italiani. E nella fattispecie abbiamo una pizza margherita con un impasto Napoli, quindi abbiamo una biga di lievito di birra, quindi un preimpasto preparato il giorno prima che lasciamo maturare per circa 20 ore a 18 gradi con lo 0,5% di lievito di birra su chilo farina. Aggiungiamo il nostro lievito madre, la farina utilizzata è una farina di tipo 0 del Molino Quaglia, la farina unica, quella più forte che mi permette anche una lunga lievitazione. Abbiamo un pomodoro San Marzano, l'aggiunta della mozzarella STG delle Latterie di Soligo e a conclusione questa fogliolina di basilico. Perfetto. E poi ce l'assaggiamo. La seconda pizza invece, che è una pizza un pochino più elaborata. Questa pizza che è un po' più particolare, diciamo, abbiamo alla base questa focaccia a base di fermentazione spontanea di lavanda con l'utilizzo della kombucha, che è un tè fermentato giapponese. Al topping abbiamo la mozzarella STG della Latteria Soligo, del cotto alla brace, della casatella che abbiamo messo in sac à poche. Dato che è un elemento di stagione abbiamo utilizzato il carciofo, e per dare un tocco di sapidità e anche per renderla un po' più particolare abbiamo grattato il barricato al pepe. Magnifico, a questo punto io direi che non ci resta altro che assaggiarle queste pizze, no? Buon appetito Marco. Grazie Michele.
Andiamo a concludere la prima ricetta di oggi, andiamo ad aggiungere il pane carasau, che tra l'altro nel dal dialetto, insomma dalla lingua sarda, vuol dire tostato, vuol sì. dire carasato, no? Cioè, sì. quello è il... Allora, eccolo qua il mio pane, io l'ho tenuto chiuso qui perché io lo amo anche la mia bimba, quindi ce l'abbiamo sempre in casa. Quindi uno apre, sgranocchia un attimo sì, e via. Sì, l'ho fatto anche io, in casa. Sì? Sì, sì, è un pane che poi si gonfia, viene tagliato a metà, e si finisce poi la cottura su questa pietra che deve essere calda, ovviamente a casa si fa quello che si può. Andiamo a prendere il nostro pane carasau, lo infiliamo proprio dove abbiamo messo la nostra salsina, perché poi ti viene da fare così, diventa una con la posata, salsina, no? Quindi ecco, bravo Leo, quindi facciamo a meno anche di mettere le posate. Poi cosa andiamo a mettere? Un po' di zest di lime, certo. che non guasta, che dà anche colore. Io non lo spruzzerei più qua il lime, sinceramente, l'abbiamo già messo un po' dappertutto, quindi niente spruzzata di lime, ma solo un pochino di zest, cioè... Che ti ricorda il sole, il mare, io direi che a me piace così, magari possiamo aggiungere sempre un po' di foglioline per andare in altezza, ma proprio... Eccolo qua, il piatto è fatto! Il nostro carpaccio di carne salata col pane carasau è pronto, ci manca solo un buon bicchiere di vino e quindi sommelier di Ice Veneto, la parola a voi. Eccoci qui nell'angolo sommelier, sono qui con Elena, benvenuta, ben ritrovata. Grazie Serena. Elena, io ti porto in giro per il mio territorio e tu poi mi porterai in giro, vedremo dove. Ti ho preparato una carne salada con una salsa ai fagioli, quindi una rivisitazione della ricetta classica. Certo Serena, allora questo è un piatto caratterizzato da una spiccata succulenza, perciò ho giocato per contrapposizione di sensazioni pensando ad un vino rosso che abbia una discreta tannicità, proprio in contrapposizione. Ti porto in Abruzzo in questo caso, è un Montepulciano d'Abruzzo della cantina San Lorenzo, si chiama Oinos ed è un 2016. La cantina San Lorenzo è un'istituzione del vino abruzzese, pensa che coltiva circa 150 ettari, risale al 1890, quindi è una cantina, un'azienda storica. In questo caso parliamo di Montepulciano d'Abruzzo, che è da non confondere con il nobile di Montepulciano, che invece è coltivato proprio a Montepulciano in Toscana ed è a base di Prugnolo Gentile, che è un clone di Sangiovese, quindi tutt'altra cosa. Ok. In questo caso, ecco, il Montepulciano d'Abruzzo è un vitigno autoctono, originario della Valle Peligna, è comparso intorno al XVIII secolo e si è diffuso in tutta la regione abruzzese. Ha una maturazione tardiva, viene vendemmiato verso fine ottobre, inizio novembre, si presenta con questa veste molto scura, cupa, molto denso, consistente nel calice. Sprigiona questi profumi di caffè, di cioccolato, di note tostate di tabacco. Il sorso è asciutto, molto pulito, piacevole e persistente. Secondo me un buon abbinamento per la carne salada. Devo dire che ci sta molto molto bene, appunto la sapidità poi si accompagna. E allora ti chiederò nei prossimi appuntamenti, se si parla ancora di vino rosso, magari qualche gradi di servizio, se devo decantarlo, mi darai una mano per le mie cene. Molto volentieri. Intanto grazie, cin cin, e io torno in studio da Leo a raccontargli le note buone di questo vino. Pronti per continuare il nostro viaggio nel territorio della Pianura Padana e non solo, perché con Scemo Randi qui entriamo veramente nel vivo della sua di esperienza, perché entriamo nei risotti. Risotti. Un po' esotici. Esotici anche risottici. Risottici. No, perché mettiamo degli ingredienti, insomma, poi capiremo il perché. Insomma, sì. C'è l'anatra, ecco. C'è l'arancia, perfetto. Di solito anatra all'arancia, no? È molto francese. E io ci ho fatto un risotto. Ecco, perfetto. All'arancia quindi... con petto d'anatra. Ah, perfetto, ma pensavo che prendessi l'anatra all'arancia che avevi avanzato, sì, sì, la ficcassi in un risotto. Sì, 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 potrebbe, pronta. Poteva essere un'idea. Ecco, quindi abbiamo... la ficcassi nel brodo. Ah, che bello, abbiamo stimolato la mente di Scemo Randi, attenzione ai prossimi giorni. Attenzione, allora, attenzione.
risotto all'arancia con petto d'anatra. Questa è la ricetta che stiamo per preparare. Allora, ci serviranno 350 g di riso vialone nano, un petto d'anatra, un'arancia, un litro di brodo vegetale, il magico mondo del brodo con Scemo Randi, 100 g di parmigiano reggiano, 100 g di burro. Useremo anche dell'alloro, la maggiorana, la salvia, bacche di ginepro, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ma quanti profumi! Così. Mamma mia! E alloro, cominciamo, e alloro! Allora, iniziamo. Siamo salvia. Siamo salvi. E alloro. Allora, iniziamo dalla marinatura del petto. Ok. Abbiamo preso il nostro petto, eccolo qua. Lo vedete nelle sue, insomma, nella sua interezza. Indossa una pelle meravigliosa. Allora, andiamo a togliere queste parti perché è un po' come... E ha le stesse parti un po' del petto di un tacchino, di un pollo, non vorrei bestemmiare, ma comunque sempre un volatile. Si tratta, solo che questa è selvaggina, e andiamo a fare le incisioni sulla nostra pelle. Quindi andiamo a incidere la pelle del petto, così. Tenetela la pelle assolutamente, mi raccomando, perché a volte si è sentito anche quando toglieva la pelle dell'anatra. Ah sì? Si è sentito? Si è sentito male, io, chi l'ha sentito? Ecco. Andiamo a fare le nostre incisioni e poi andiamo a fare la marinatura del nostro petto. Vedete, eccole qua, guardate che carine, proprio come quelle del ristorante. Ok, andiamo a prendere il nostro petto. Ci andiamo a mettere un pochino di olio evo. Sì. Sempre, sempre l'olio nelle marinature che va poi a penetrare nella carne, questa va fatta una mezz'oretta prima, poi ci vado a mettere le erbe, eccole qua, le avevo già preparate, quelle del mio orto, adesso stanno già crescendo un pochino, andiamo a mettere il nostro rosmarino, andiamo a mettere la maggiorana, eccola qua, così proprio schiacciamo così, l'alloro, eccolo qua, l'alloro, eccolo qua, che l'alloro è anche un disinfettante naturale, la salvia. Ci sta tutto lì tutto sopra. Tutto ci sta. E poi ginepro. Buono. Ecco, facciamo questo quadro e andiamo a far riposare la nostra opera d'arte. Sì? In frigo per mezz'ora. Ok. Quindi adesso, Leo, rilassati per una mezz'oretta. Sì, sì, no, ma io sto tranquillo, sto pensando di trasformare le aiuole, le fioriere del terrazzo in un erbario. Ci sono tanti che lo fanno. Allora, noi per esigenze ce l'abbiamo già, eccolo qua. Il nostro petto d'anatra già marinato da mezz'ora, eccolo qua, tec. E però noi partiamo dal riso. Okay. Quindi, sposto la padella, mi metto qua con il riso. Il riso è una cosa abbastanza importante. Quindi lascio a te che è il tuo momento sacro questo. Ok, il mio momento sacro, sacrilegio. No, non scherzo. Allora andiamo a scaldare bene la nostra pentola. Il brodo è già caldo che bolle. Andiamo a fare la tostatura del riso. Scusa se rido, che mi immagino che la in casa Morandi, quando tu entri, dice Morandi, quando entri in entrata non c'è l'attaccapanni o tutto quanto, il design meraviglioso di Eugenio, no, c'è un treppiede col brodo. Tu sei allora, lì, saluti. Allora, andiamo a mettere il nostro riso e a fare una tostatura a secco. Potete fare anche una tostatura con l'olio extravergine di oliva. Ma siccome poi il petto d'anatra sarà bello cotto con il burro, i suoi aromi, e possiamo anche fare una tostatura a secco. Mescoliamo ogni tanto il nostro riso. Il riso è tostato quando il chicco diventa traslucido, quindi trasparente sulle due puntine e al centro ancora un pochino bianco. Okay. Poi lo andiamo a sfumare con il brodo. Ah, il brodo, mamma mia, è inutile, cioè, c'hai l'arancia in mano. Andiamo a spremere, finché aspettiamo che si tosti bene, andiamo a spremere il nostro succo d'arancia. Sì. E poi andiamo a ricavarci dall'arancia la buccia, che mi serve proprio come decorazione.
Allora, per questa quantità di riso io ne ho fatta la metà, perché poi qua mi dicono che sono tutti a dieta e quindi ne ho fatte la metà di quello che c'è scritto, ne basta mezzo succo di un'arancia, nel caso insomma ce ne voleva un'arancia intera. Andiamo a tagliare con il nostro coltello seghettato la buccia dell'arancia. Sì. E facciamo così, la teniamo, eccola qua. Andiamo a ricavarne tutte striscioline. Adesso, aspetta che sennò poi giustamente da casa si straniscono se non lo faccio su un tagliere. Era per non sporcare ancora roba, ma vabbè, ormai. Ma si sa che in cucina poi alla fine... c'è qualcuno che lava, grazie a Dio, ecco, diciamo. Allora, grazie Anna, più che altro in questo, nel nostro caso... meravigliosa. Abbiamo una Anna che ci pulisce tutto, grazie, grazie Anna. Allora, avanti, tagliamo la nostra scorzetta tutta in striscioline e andiamo a sbollentarla velocemente nel brodo. Davvero? Sì, andava sbollentata in acqua calda ma, e sale. Ma scusa, abbiamo il brodo che bolle, cosa vado a sporcare? Un'altra pentola per farlo in acqua salata. Che poi effettivamente il brodo che rimane avrà il profumo di arancia, sarà bello... sì, leggermente. Aromatizzato, appena appena, ecco, un po' leggermente aromatizzato. Aspetta che cercavo per fare una cosa un po' più intelligente. Sì. Qua bisogna tenere mescolato bene. Ecco, andiamo ad immergerlo così. Così non devo poi fare la pesca miracolosa per cercarlo qui nel brodo, ok? Bene, adesso andiamo a sfumare. Volendo possiamo sfumare anche con del vino bianco, però io voglio tenere veramente il riso leggero perché voglio che si senta bene il petto d'anatra. Quindi adesso mi avvicino il mio brodo, mentre comunque sta andando anche l'arancia, e vado a coprire il mio risotto. Quindi inizia la vera e propria cottura. Sentiamo questo sfrigorio. Dopo sì, questo passaggio dobbiamo intanto concentrarci su due cose: non abbandonare mai il riso e cuocere il petto d'anatra. Quindi insomma è una ricetta un po', insomma, diciamo... è impegnativa. È impegnativa. Cioè, richiede l'attenzione. Richiede attenzione. Però facciamo una cosa, siccome adesso deve partire il riso sì, e a metà inizio la cottura dell'anatra, se hai qualcosa da dirmi, volentieri ti ascolterei. Sì, io ti racconto una cosa sull'anatra, perché, allora, va bene, già insomma la caccia all'anatra c'è sempre stata, la selvaggina è sempre stata tanto amata e soprattutto è sempre stato un modo per procacciarsi il cibo semplice e insomma, penso che chi era bravo a cacciare era semplice, per gli altri un po' meno, però per esempio, insomma, soprattutto l'anatra selvatica, il germano reale, è sempre stato uno dei... degli animali che facevano parte della selvaggina presenti nelle tavole soprattutto della nobiltà e poi anche degli altri. Però la cosa fondamentale è che andare indietro nel tempo ai tempi degli Etruschi, dei Romani, e effettivamente anche loro mangiavano l'anatra, ma soprattutto associavano l'anatra a dei significati, a dei simboli molto precisi. Per esempio, secondo gli Etruschi l'anatra era simbolo di fedeltà coniugale, infatti veniva regalata, o comunque veniva allevata e poi regalata, un'anatra speciale arricchita da tutti i nastri alla sposa il giorno del matrimonio. Quindi di solito uno arriva con dei regali carini, non so, un frullatore, la bilancia pesa persone, queste cose, no, ti è l'anatra. La bilancia pesa persone, io non l'avrei gradito, no, come regalo. Comunque, allora, io una volta ho chiesto cosa volete per regalo al giorno del matrimonio e mi è stato risposto una bilancia pesa persone. È stato anche felice perché ho speso il giusto. Però in questo caso tu immaginati quest'anatra che cresce tutta la vita piena di nastri, che non riesce neanche a muoversi. Queste cose però verrà bene regalata. Quindi è simbolo di fedeltà. Di fedeltà, poi ci sono delle altre cose ma ve le dico dopo. Vai. Allora, io volevo un po' far vedere la cottura dell'anatra. Adesso ho messo qui da una parte il riso che continua ad irrorare di brodo nel mentre che si secca. E vado a fare l'anatra. Quindi vado a scaldare bene la mia padella e vado a mettere una noce di burro bella abbondante che faccio sciogliere così. Adesso non la voglio troppo calda. Come si fa a fare il petto? Va bene, basta. No, va bene. Okay. Non puoi darci l'assaggio, devi finirla tutta. Allora,
Eh no, perché io so solo una parte, mio marito ride ogni volta che la canto, è un po' così. Salutiamo dice Eugenio, come sempre. Salutiamo Blanco, no, che non è mio marito comunque. Andiamo ad alzare il fuoco. Sì. Ho alzato quello del riso invece che quello dell'anatra, comunque vabbè. Andiamo a cuocere per bene la parte della nostra pelle che rilascerà, che si caramellizzerà. Andiamo a mettere un pochino di erbette perché devono comunque prendere sapore. Non si sente tanto, ma c'è lo sfrigolio, eccolo qua, eccolo qua. Poi andiamo a nappare la nostra anatra. Praticamente facciamo così. Nappare così. Intendi? Ah, okay. Il burro viene qua e noi andiamo a cuocere la parte della carne. Adesso con l'induzione, vabbè, sarà un po' difficile. Comunque noi andiamo a cuocere la parte della carne. Intanto la facciamo bene caramellare dalla parte della pelle. Il riso sta andando. Adesso aggiungo ancora un pochino di brodo. E do un consiglio, sì, perché io l'ho sperimentato. Di solito il riso all'arancia lo preparo con i gamberi. Salate alla fine, nel senso il brodo è già un po' salato. Siccome il succo d'arancia comunque risulta poi salato, saliamo alla fine il tutto. Ok. Okay. Per bilanciare i sapori, sì, perché l'arancia è saporita, sì, non è sì, proprio... Ma senti una cosa, quindi l'anatra non la girerai mai? No, no, adesso la sto li devo far abbrustolire per bene la pelle e dopo la girerò dopo. Dopo rilascerà tutti i suoi succhi e andrò a nappare. Ok. Nappare questo movimento qua, guarda, si fa così, i succhi arrivano qua e io cucino con i succhi caldi. Che meraviglia. Che tra l'altro anatra, ricordiamo, è stata a marinare mezz'ora in frigo con tutti i vari ingredienti, le spezie che sono state scelte. Come andrò a mettere poi l'anatra sul riso? Però è il mio risotto mantecato al succo d'arancia praticamente. Sì. Lo impiatterò, poi taglierò il petto d'anatra e lo metterò al centro. Ah, ok. Quindi non andrò a mettere, beh vabbè, magari se poi volete, però è poi una decorazione, va gustata quest'anatra con questa base sotto di arancia. Adesso guarda come sia ben caramellato, eccolo sì, qua. E adesso vado a cuocere l'altra parte. Perfetto, allora noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, mentre continuiamo il lavoro, vedrete che tra poco avremo finito questo riso meraviglioso. Rimanete con noi. Siamo pronti per concludere il nostro risotto all'arancia con il petto d'anatra e quindi a te sono sere. Sono qui che smissio. Allora adesso momento fatidico questo. Aggiungiamo il succo d'arancia, alzo un pochino il fuoco perché sennò mi perde il bollore e andiamo un po' a restringere il nostro succo di arancia. Le zest, cioè le buccette, le abbiamo già passate, vero? Senti che profumo di arancia, Leo. Che si sente, arriva fino a qui. Poi lo lasciamo asciugare ancora un pochino, il petto d'anatra l'ho messo qui nella carta stagnola a riposare e adesso andiamo in mantecatura. Quindi cosa ho per la mantecatura? Burro, formaggio, perché comunque con la carne ci sta bene, poi la decorazione, la zest. Allora adesso lo spegniamo perché la mantecatura si fa... Che bello! Andiamo a mettere proprio una noce di burro perché comunque c'era già nella nostra anatra, il formaggio e andiamo a mescolare senza per bene. Senza fermarsi mai. Andiamo. È un po' la regola del risotto, no? Quando si comincia poi mai lasciarlo lì da solo. Allora io, mentre tu stai mantecando con tanta forza, vi dico anche altre superstizioni legate nelle aree rurali, legate all'anatra. Praticamente se le uova erano portate in casa dopo il tramonto si diceva che non erano più buone, ecco. Quindi, e che se le uova erano di colore scuro portava sfortuna e se le anatre sbattevano le ali mentre nuotavano era segno di pioggia. Allora andiamo ad aprire il nostro scrigno, quindi insomma c'è molto legato all'anatra. E vediamo questo nostro scrigno, questa nostra anatra, guarda che carina, eh? Bellissima, sì, con i suoi succhi, l'ho lasciata qua a riposare, adesso vediamo al taglio com'è la situa, com'è la situazione.
Sarà bella rosa dentro. Sì, è voluto, eccola qua. Guarda che bella. Sì, sì, sì. Qua ci va un pochino di sale Maldon o di sale grosso sopra. Vediamo di non affettarci le dita. Insomma, consiglio tuo è non cuocerla troppo, insomma, bisogna... Eccola lì, non vale che te lo mangi solo tu, però. Consiglio mio è che io sto da questa parte, per fortuna, e Leo no, scherzo. Andiamo ad impiattare il nostro riso. Non vale, però. Non vale, non vale. Ma poi io amo i risotti. E facciamo... Allora, ricordatevi poi di assaggiare il sale, vero? Andiamo a mettere il nostro riso al centro e a stenderlo per bene. Col gesto più rischioso del mondo, perché bisogna star bene saldi. Andiamo a mettere il nostro petto d'anatra al centro. Bomba, questo riso bomba. Mamma che buono. Scusate l'intercalare. Le nostre zest a decorazione, ma soprattutto il sale grosso, vero? Perché chiaramente poi l'anatra... Andiamo a mettere un pochino di sale, eccolo qua, sale, questo qua lo macina bello grosso. Perfetto. E allora, siamo veramente un al piatto poco veramente qui, che vi farà fare una figura meravigliosa, non solo per il gusto, anche per la bellezza del piatto. Adesso andiamo a sentire il consiglio per l'abbinamento col vino, quindi la parola agli amici sommelier di Es Veneto. Eccoci qui di nuovo con Elena. Elena, intanto posso farti i miei complimenti perché sei sempre carina e mi piaci tanto e mi porti dei vini ottimi, ecco, questa è una bella sviolinata. Io ho preparato un risotto un po' particolare e mi sono ispirata all'anatra all'arancia, quindi ho preparato un risotto mantecato all'arancia con un petto d'anatra sopra nel risotto, insomma. Tu invece? Allora, io premetto che adoro l'anatra. E l'abbinamento, come ben sai Serena, va fatto per contrapposizione anche in questo caso come per la ricetta precedente. La succulenza del piatto si abbina molto bene alla tannicità del vino, perciò sempre rimaniamo in Abruzzo, sempre con la cantina San Lorenzo, ma in questo caso è un Montepulciano Riserva, si chiama Escole ed è un'annata 2015. La cantina San Lorenzo si occupa moltissimo anche di accoglienza, pensa che ha restaurato tantissimi casolari lungo i tratturi dei suoi vigneti che sono destinati proprio all'accoglienza degli ospiti che vogliono passarsi qualche giornata di relax e magari fare anche qualche degustazione. In questo caso c'è un riferimento all'Antico Testamento, pensa che Escol in antico ebraico significa proprio tralcio e fa riferimento al passaggio della Bibbia nella quale un gruppo di viandanti esplora la terra promessa, arriva in questa valle, trova dei tralci di vite, li taglia e li porta con sé. Quindi ecco, la valle diventerà la valle di Escol, che significa proprio appunto tralcio. E in etichetta viene riportata una opera d'arte di Nicolas Poussin, che è conservata al Louvre, che rappresenta proprio questo passaggio, ecco, dell'Antico Testamento. È un caso nel quale il vino fa collimare anche religione, cultura, arte e storia soprattutto. Ha un bel colore molto denso, colore rubino, cupo. Queste note di tabacco, di caffè che emergono, sono proprio le caratteristiche varietali e anche un po' di affinamento in botte. Un bel sorso pulito, secondo me invita poi al riassaggio del risotto. Sì, assolutamente. Ma qui che temperatura mi consigli per il servizio? Temperatura di servizio sarebbe 18 gradi, secondo me anche un grado in meno potrebbe essere utile per questo vino. 17 gradi. Allora mi organizzerò e adesso noi ci rivediamo in cucina con Leo. Grazie Elena e alla prossima. Grazie Serena. Si conclude la nostra puntata di oggi di Due Chiacchiere in Cucina. Ah, no, perché sì, non vale, voglio dire, vabbè, sì, io sto in cucina, tu stai là, tu non mangi, io sì. Ti ho fatto un piattino da portar via, eccolo qua, guarda, perché ti voglio tanto bene. No, anche perché tanto buono. Allora, vi salutiamo, Scemo Randi, come sempre, in ciao, cucina. Ciao, a domani. A domani a tutti, ciao. Thank you.
programma è realizzato in collaborazione con Hot Form.